One Podcast. Io capì che Amanda dava più versioni dei fatti, si era contraddetta. Le persone con cui parlavo, le fonti di quel momento, mi dicevano che non aveva mai fatto un racconto lineare. È stata Amanda la sera del 5 novembre a crollare. Sono le 20, la ragazza di Seattle siede davanti a Rita Ficarra. Con loro ci sono altre due donne, tra cui l'interprete. La ragazza vuole collaborare, suggerire qualche nome, qualche amico di Meredith. Scorre la rubrica del suo cellulare. C'è Peter, un ragazzo svizzero. Juve, che lavora ogni tanto al pub Le Chic. Spiros, un ragazzo greco. Patrick, il proprietario dello stesso pub. Sette ragazzi in tutto. Di ciascuno fornisce il numero di cellulare e l'indirizzo. In un'altra ala della questura, Raffaele Sollecito sta rispondendo alle domande dell'ispettore Monica Napoleoni e di un'altra coppia di colleghi. Finora Sollecito aveva sempre detto che erano tornati insieme a casa sua in via Garibaldi e lì erano rimasti fino al giorno dopo. Ma quel 5 novembre la sua versione cambia. Lui dice: io finora ho detto, le dico la parola che lui dice, un sacco di cazzate, perché Amanda che me le ha fatte dire, perché io ero a casa mia quella notte, è lei che non c'era ed è tornata a casa mia alle 1:30 di notte. Lei capisce che un'affermazione del genere è una specie di chiamata, diciamo, è un'accusa nei confronti di Amanda. 1:30 il delitto era stato già fatto, sia chiaro. Giuliano Mignini, che sarà titolare dell'inchiesta sulla morte di Meredith insieme a un'altra magistrata, Manuela Comodi, mi racconta che Raffaele quel giorno ammette quindi di avere coperto Amanda. L'ispettore Napoleoni riferisce tutto questo a Rita Ficarra, che ne informa la ragazza americana. Le dice: Raffaele sostiene che alle 20:30-21 sei andata al pub Le Chic perché volevi incontrare alcuni amici. Poi gli agenti le chiedono di mostrare il telefonino. Quando le chiedono di far vedere il cellulare, lei perde la testa, perché lei ha già perso la testa, perché ha saputo che Sollecito l'ha, diciamo, l'ha scaricata e non se l'aspettava. Urla Amanda Knox, comincia a urlare. La incalzano, le fanno leggere un messaggio in cui, la sera della morte di Meredith, aveva scritto «Ci vediamo dopo». L'interprete Anna Donnino dirà che quando le venne mostrato il messaggio di risposta, Amanda ebbe un vero e proprio shock emotivo. Mise immediatamente le mani sulle orecchie, scrollando la testa, incurvando anche le spalle e dicendo: è lui, è stato lui, lo sento. Di chi sta parlando Amanda Knox? Meredith, il delitto di Perugia. Un podcast di Antonio Iovane. Patrick. Patrick. Sì. Mi ha detto poco convinto, però. Sì, sono Patrick. Hai doppi nomi? No, sono Patrick. Patrick, caro Patrick. La trasmissione risale a 4 anni prima del delitto. Va in onda su una TV privata, Umbria TV di Perugia, e si intitola Curiosando. Aspettavamo, ecco, hai fatto un pochino tardi. Ah sì, perché come sono tropicale, sta facendo molto freddo. Sei tropicale? Sì. In che senso? Nel senso che non sono abituato a quando fa così molto freddo. Perché a casa tua c'hai il caldamento a palla. No, Hai pesci tropicali. Sì. La palma. Sì. Il cocco? Sì. Ogni tanto c'è una noce di cocco che cade. Il giornalista Mauro Comodi va in giro per Perugia alla ricerca di personaggi rappresentativi della città. Quella puntata è dedicata a Patrick Dia Lumumba, 44 anni, congolese, dal 1988 in Italia e proprietario del pub Le Chic. Mentre risponde all'intervista è sorridente e un po' imbarazzato dallo scambio col giornalista. Ma questo è forse uno dei pochi momenti pubblici di Patrick mentre sorride. Dal novembre del 2007 non lo farà più. Amanda Knox spiega di aver inviato quel messaggio a lui.
Lei racconta che c'era stato questo scambio di messaggi con Lumumba. Lumumba le aveva detto di non andare al pub Le Chic perché quella sera non c'era nessuno. E lei risponde poi, ci vediamo dopo. Non dice sì, Giulietta, lo pensa. Lei risponde in italiano, questo è il punto. Ma pensa in inglese. È la prima volta che il musicista congolese compare sulla scena. Lui stesso ricostruirà davanti ai magistrati quello scambio di messaggi. Ciao Amanda, penso che stasera è come domenica. Non ci sono tante persone. Sarà meglio che non vieni stasera e vieni martedì. Mi ha risposto grazie, ci vediamo dopo, ci vediamo più tardi. Quando le viene mostrato quello scambio, Amanda urla ancora, dice che è stato lui a uccidere Meredith. Rilascia due dichiarazioni che vengono verbalizzate. Nonostante Patrick le avesse detto che non doveva lavorare, la ragazza americana dice di averlo incontrato lo stesso dopo le 21 in piazza Grimana. Siamo andati a casa mia. Patrick e Meredith si sono appartati nella camera di Meredith. Hanno fatto sesso, mentre io sono rimasta in cucina. Lei non dice io ero con Lumumba quando Lumumba ha ucciso. Io stavo fuori. Lui stava nella stanza di Meredith e io non l'ho seguito. Mi sono fermata nel tinello. Il tinello era invece di fronte all'ingresso. A un certo punto, dice Amanda, ho sentito delle grida di Meredith. Mi sono spaventata e mi sono tappata le orecchie. Ricordo confusamente che l'ha uccisa lui. Amanda aggiunge di non ricordare se fosse presente anche Raffaele quella sera. Sono le 6 del mattino ed è fatta. La polizia si convince di avere chiuso il caso. Chiamano Mignini. Amanda voleva parlare con me. La faccio parlare. Poi lei era stanca. Chiede di potersi appisolare alla polizia. La fanno sedere su 3 sedie, le mettono una coperta, la fanno stare. Poi la portano anche a fare colazione al bar della polizia. E io mi ritiro nell'ufficio del dirigente della mobile per prendere le mie determinazioni. E mi rendo conto che c'erano degli indizi, grossi indizi, a carico di tutti e tre. Il giudice Claudia Matteini convalida il fermo di Amanda e Raffaele. Poco dopo viene fermato anche Patrick Lumumba. 2 giorni dopo ci sono gli interrogatori di garanzia per gli indagati. L'avvocato Pacelli, che difende Lumumba, si rivolge al suo assistito. Senta Patrick, allora la sera tra il primo e il 2 di novembre lei dalle ore 20 sino alle ore a luna, sì. Quindi praticamente dopo mezzanotte, a luna sì. del giorno 2, lei è sempre stato al pub? Sì. Lei è andato a casa di Amanda? No. Lei nega di aver ucciso Meredith? Nego. Lei si protesta fermamente innocente? Sono innocente, Dio lo sa. Grazie, giudice. C'è altrettanto grande tristezza per una giovane che ha trovato la morte e c'è grande soddisfazione della polizia perugina per aver dato le risposte che non tutti forse si aspettavano e anche in così breve tempo. La stampa pressava il risultato, abbiamo sentito il peso della responsabilità di una città che voleva una risposta certa e la voleva subito. Lo stesso giorno dell'arresto di Lumumba, il questore di Perugia, Arturo De Felice, convoca i giornalisti per dire loro che sappiamo chi sono i responsabili della morte di Meredith Kircher. Non starò qui a ringraziare abbastanza e sufficientemente tutti quelli che in questa indagine ci hanno messo, al di là della loro professionalità, anche il loro impegno morale. Amanda e Raffaele, secondo la ricostruzione del giudice per le indagini preliminari, incontrano Lumumba in piazza Grimana e raggiungono via della Pergola a pochi metri da lì. Meredith, che ha trascorso il pomeriggio con le sue amiche, arriva intorno alle 21. Patrick e Meredith si appartano. Anche Sollecito vorrebbe partecipare, ma Meredith rifiuta. In una nota rilasciata dalla procura di Perugia,
si individua il movente negli intenti di sopraffazione sessuale da parte dei presunti colpevoli nei confronti della vittima e nella conseguente ribellione di quest'ultima. Volevano violentare Meredith, ma l'opposizione della ragazza inglese ha spinto la cosa fino all'omicidio. L'arma del delitto è un coltello a serramanico che Raffaele porta sempre con sé. Poi i tre hanno simulato un furto e sono scappati, gettando via i cellulari della vittima. Il caso è chiuso, tanto che persino il ministro dell'interno, Giuliano Amato, sigilla così la ricostruzione della questura. Delle persone amiche hanno tentato di forzarla a rapporti che non ha ritenuto di avere ed è stata uccisa. Era palese che si dovesse arrivare ad un risultato, non dico per la stampa o per l'opinione pubblica, ma comunque sì, la polizia aveva moltissima pressione, per cui con tutta la fatica e l'impegno che ci hanno messo, il fatto di poter fare una conferenza stampa con un arresto, certo, era significativo per loro. Si doveva insomma arrivare a un risultato, dice Elsa Vinci di Repubblica. Amanda, Raffaele, Patrick sono i tre colpevoli e sono in carcere. E gli indizi ci sono. Sulle lenzuola di Meredith c'è anche un'impronta di scarpa Nike numero 42,5, compatibile con la misura di Raffaele. L'8 novembre, due giorni dopo il fermo, il Jeep Claudia Matteini lo contesta al ragazzo. Io non capisco come ci possano essere le mie impronte sulle lenzuola di Meredith, perché per me non è possibile. Io non ho mai toccato quelle coperte o quelle lenzuola. Allora, sente, io non sono entrato in quella camera. Quelle impronte, non lo so, io quei giorni non avevo quelle scarpe. Qualcuno le avrà prese al posto mio, che cosa le posso dire? Oppure quello che l'ha ammazzato avrà avuto le mie stesse scarpe, sono delle scarpe abbastanza comuni. Il Jeep però insiste. Come si spiega allora la presenza delle impronte della sua scarpa vicino al cadavere? Io non... Però dovrebbe aver avuto le sue stesse scarpe, il suo stesso numero di scarpe. Sono tante le coincidenze. Ho capito, signor giudice, ma io gli ho già detto che io in quella camera quei due giorni non ci sono entrato. Di questo ne sono più che certo. Raffaele sostiene di essere stato a lungo davanti al computer quella sera, ma secondo i giudici, tra le 21:10 e le 5:32 non c'è stata alcuna interazione uomo-macchina. Quello che è certo è che sul PC di Sollecito è stato riprodotto un film. Questo film volevo farlo vedere perché è il mio film preferito. E lui ha detto, dai... Quale film? Quello, Il mondo favoloso di Amélie. Favoloso e, di Amélie. Sì, è bellissimo. Amélie il venerdì sera andava sempre al cinema. Mi piace molto voltarmi nel buio e osservare le facce degli altri spettatori. E poi mi piace cogliere quei particolari che nessuno noterà mai. Amanda, nel suo memoriale, dice di aver visto Il favoloso mondo di Amélie prima di ricevere il messaggio di Patrick alle 20:18, mentre per Sollecito la visione del film inizia proprio alle 21:10. Secondo i giudici, 21:10 è l'orario in cui il film finisce. E il fatto che il PC si sia riattivato alle 5:32 è segno, per il giudice, che la notte è stata piuttosto agitata. Ma cosa hanno fatto dopo il film? Secondo la ricostruzione dei due indagati, Amanda ha letto a Raffaele Harry Potter nella versione tedesca. Ma allora perché Raffaele, il 5 novembre, ha sostenuto che Amanda, la sera del delitto, era uscita, mentre lui era rimasto in casa? Il giudice Matteini ricomincia da capo. Amanda quella sera è uscita? Non ne sono certo. Non si ricorda se quella sera Amanda è uscita? Posso... Sul serio, signor giudice, io... Siccome la sera prima pure si era assentata e anche altre sere... Non mi ricordo esattamente. Non mi interessa quello che è avvenuto in altre sere. Io voglio sapere se quella sera Amanda è uscita. Allora, non posso... Non ricordo. Queste sono le tre opzioni. Non ricordo esattamente. Non ricorda. Ma il giudice per le indagini preliminari va avanti. Perché Raffaele, il 5 novembre, ha detto che Amanda era uscita? Io quel giorno ero molto molto agitato, soprattutto Ma per la presa. Ero agitato?
del 5, quando gli agenti mi facevano le domande, perché erano, diciamo, molto pressanti nei miei riguardi, anche perché mi ripetevano più volte non dire cazzate, stai attento a quello che dici. Poi mi accusavano, mi hanno accusato anche ripetutamente, e io, mi hanno messo una pressione addosso abbastanza forte. Posso dire che io non ricordo esattamente quando Amanda è uscita e... No, allora scusa. Se è uscita, io le ho detto prima che non ricordo. Sollecito e smarrito, confuso, si contraddice, non risponde sul punto. Claudia Matteini insiste per diversi minuti cercando di riportare Raffaele al cuore della questione. Perché il 5 novembre ha mentito? Perché ho fatto confusione. Io, quando è uscita, non mi ricordo esattamente se è uscita. Io non so dirle, perché quando ho fatto quella dichiarazione io intendevo comunque nei pressi di casa mia. Bene, ma nei pressi non è dentro casa, sono due cose diverse comunque sia. Lo so che sono, però ho detto che io quel giorno, il giorno precedente, comunque ho fatto più volte uso di cannabinoidi, cioè nel senso... Le canne, in sintesi, avrebbero offuscato Raffaele, che non sarebbe in grado di ricordare in quale giorno Amanda sia uscita. Ma c'è un altro punto che proprio non torna. Sollecito e la Nox hanno sempre detto che quando i due uomini della polizia postale sono arrivati in via della Pergola, loro avevano già chiamato i carabinieri. Eppure i tabulati telefonici dicono altro. Gli uomini della postale arrivano alle 12.35. Le telefonate dei carabinieri sono delle 12.51 e 12.54. E il jeep Claudia Matteini lo fa presente a Sollecito. Senta, ma la sua telefonata al 112 è precedente o successiva all'arrivo di questi agenti della polizia? Precedente. No, perché i rilievi che sono stati fatti, gli agenti della polizia postale sono arrivati quasi 10 minuti prima di quando lei ha chiamato al 112. Lei è convinto del contrario? Senta, io mi ricordo bene che li ho chiamati prima. Lei ricorda di averli chiamati prima che loro arrivassero? Io li ho chiamati, cioè mi ricordo che li ho chiamati prima. Perché Raffaele ha raccontato che quando sono arrivati gli agenti, loro aspettavano i carabinieri? Anche la posizione di Amanda vacilla. C'è un'intercettazione nel carcere di Capanne del 17 novembre 2007, quando i genitori vanno a trovare la ragazza americana. Oh, you're here! You're here? Hey, how are you doing? You're okay? A un certo punto della conversazione, Amanda dice questa frase: è stupido, non posso dire altro perché so che ero lì. That's stupid. Yeah. I can't say anything else other than the truth because I know I was there. I mean, I can't lie about this. Like, there's no reason for me to. E non posso mentire a riguardo, non ho ragione di farlo. Ad ascoltarla così sembra praticamente una confessione. E poi ancora, perché Amanda, come rivelano i tabulati, chiama senza ottenere risposta sua madre alle 3 di notte ora di Seattle, quando il corpo non è stato ancora scoperto? Glielo chiede anche sua madre in carcere in un colloquio intercettato il 10 novembre. Le dice: mi hai chiamato 3 volte. Oh, non lo so, risponde Amanda, ero sotto shock. Why? You called me 3 times. Oh, I don't know. Okay. You called me once, telling me. But that was before anything had really happened, other than the house. Ma questo, sottolinea la madre, riferendosi alla prima telefonata, era prima che accadesse tutto. Ma c'è altro. Filippo Capruzzi, il collaboratore dell'ufficio Erasmus per l'Università per Stranieri di Perugia, che abbiamo già incontrato, racconterà di un altro particolare che le avrebbe riferito una delle amiche di Meredith, Natalie Hayward. La cosa che emerge un po' strana è il fatto che qualcuna di loro, non so se Natalie o d'altre, ha detto: speriamo solo che non abbia sofferto. E la cosa strana è che a questa affermazione la studentessa americana Amanda ha risposto che con una ferita del genere deve aver sofferto, cioè la morte è arrivata comunque se dopo una sofferenza prolungata. Per questo tipo di ferite ci vuole tempo prima di morire, quindi ha detto ha sofferto.
Come faceva Amanda a sapere che Meredith aveva sofferto? Come faceva a conoscere il tipo di ferite, se i risultati dell'autopsia ancora non erano arrivati? E perché, si chiedono gli investigatori, mentre aspetta di parlare nell'anticamera del commissariato a un interlocutore che parla di lei come di quella che stava al telegiornale, dice: io ho trovato Meredith. Io sono arrivata a casa e ho trovato Meredith. E dopo sono qui, tutto il giorno. Io sono qui per più di 12 anni. Sono arrivata alla casa e ho trovato Meredith. E dopo sono qui tutto il giorno. Io sono qui per più di 12 ore, dice Amanda. E che Amanda affermi di essere stata la prima a trovare Meredith lo conferma anche Jade Bidwell, un'amica della vittima, che aveva incrociato la Knox in questura. Dice che l'aveva sentita dire una cosa strana. I'm certain that I heard Amanda say that she was found in the wardrobe, covered in a blanket, and then I was certain that I heard her say that she found her, but then afterwards I realized that couldn't have been true because the police said that they had been the ones to find. Amanda, racconta la ragazza britannica, aveva affermato di essere stata la prima a trovare il corpo di Meredith in un armadio con una coperta addosso. In a blanket in the wardrobe. Ah, disse che l'aveva vista lei. Did she say that she saw her? I'm certain that yes. Ah, disse che l'aveva vista lei, incalza il magistrato Mignini. Sì, Amanda disse di aver visto Meredith. Quando la porta fu sfondata, però, la ragazza americana e Raffaele si trovavano in cucina, ben distanti dalla stanza. E in seguito tutte le persone che erano lì furono fatte allontanare. Anche Amy Frost, amica di Meredith, dice: ricordo che Amanda ha detto che Meredith era dentro l'armadio, avvolta in una coperta. Non ricordo se lei abbia detto di aver visto Meredith. Ricordo che ha detto che Meredith era dentro l'armadio avvolta in una coperta. C'è poi un comportamento che insospettisce Giuliano Mignini quando torna con Amanda nella casa per un sopralluogo. Siamo andati a vedere dei coltelli e a un certo punto Amanda aveva questo gesto che le tornava, cioè metteva le mani aperte, le palme delle mani alle orecchie. Lei voleva cancellare dalla memoria un urlo che aveva sentito. Questo è, se no non ha senso questa. Lei spesso lo faceva. Si batteva le mani sulle orecchie e mi ricordo che a un certo punto quasi svenne. Abbiamo dovuto portarla al pronto soccorso. E infine ci sono due prove definitive. Si tratta di un gancetto del reggiseno di Meredith trovato nella sua stanza e di un coltello trovato a casa di Sollecito. Sul gancetto è stato repertato materiale genetico di Meredith e di Raffaele. Sull'impugnatura del coltello c'è invece il profilo genetico di Amanda. Sulla lama, quello di Meredith. Prima ci racconti quello che sai e prima tornerai a casa. Hai capito? Sì. Sì, agente. Detective. Sono il detective Artigan. Per prima cosa, devi dirci con chi eri al parco. Non conosco i nomi. Io mi ero perso. Sta dritto. Questo non è un gioco. Il titolo della serie è When They See Us e racconta la vera storia di una ragazza aggredita e stuprata mentre correva a New York, in Central Park. Rimarrà 12 giorni in coma. 5 adolescenti si trovavano nel parco al momento della violenza. Si tratta di 4 neri e un ispanico e vengono interrogati separatamente senza la presenza di avvocati. Kevin Richardson ha detto che hai stuprato una donna nel parco. Cosa? No, non è possibile. Un secondo, non è possibile. Non può, questo no. È mio figlio. Io non so di cosa stia che parlando. State dicendo? Ce l'ha detto Kevin. Che state dicendo? Aspettate, chi è Kevin? Entron McRae e Raymond Santana dicono di averti visto stuprare quella donna. Io non ho visto nessuna donna. Io. Davvero? Io. No, non ho visto nessuna donna. Kevin. Non ho visto nessuna donna. Di chi state parlando? Della donna del parco. Io non ho visto né colpito nessuno. Raymond ci ha detto che l'hai colpita. Chi è Raymond? Non mentirmi, cazzo! Pezzo di merda! Le domande degli investigatori si fanno sempre più pressanti, allusive, interrogatori estenuanti. Gli investigatori sfruttano la fragilità di quei ragazzi. Li spaventano, fino al crollo finale. Kevin dà la colpa a te.
Lei l'ha graffiato per cercare di liberarsi, quindi chi è il colpevole? È stato Kevin. Devi dire quello che vogliono che tu dica. Ma dovrei mentire. Questo non è importante. Devi dire quello che vogliono che tu dica. Chi le ha tolto la canotta? Quale di quei ragazzi? Raymond? Raymond, sì. Mi ripeti cosa ha fatto Entron? Dopo averle tolto la canotta, l'ha stuprata, Kevin. E poi Entron l'ha stuprata. Furono condannati in quattro. Corey Wise, già maggiorenne, rimase in carcere per 13 anni. Gli altri tre scontarono pene tra i 6 e gli 8 anni. Con loro, gli investigatori avevano adoperato la tecnica RAID, usata dalla polizia americana per estorcere confessioni. Consiste nel prendere letteralmente per stanchezza i sospettati, nel fiaccarne la resistenza attraverso interrogatori lunghissimi ed estenuanti, nel condizionarne le ricostruzioni. Se ho raccontato questa storia è perché, durante le indagini per il delitto di Perugia, la giornalista investigativa americana Nina Burleigh chiamerà in causa proprio il metodo RAID, denunciando il trattamento a cui Amanda, a suo avviso, è stata sottoposta. Sarà una delle tante intemerate di giornalisti e politici americani contro il sistema giudiziario italiano. Ed ecco come lo racconta Amanda. Il giorno dopo le accuse della ragazza di Seattle a Lumumba, Amanda scrive un memoriale in cui sostiene di avere solo immaginato la propria presenza sulla scena. Il 10 novembre 2007, parlando con la madre in carcere, le spiega che un ufficiale di polizia le aveva chiesto di fare un nome. «Io sono l'unico che può salvarti». E io ho risposto «Non lo so». Così mi hanno mostrato il messaggio «Ci vediamo dopo». E ho detto «Patrick». And then I thought of seeing Patrick, and I think I totally spazzed out and imagined. E poi ho pensato a Patrick, di vedere Patrick. Penso di avere completamente perso la testa. E ho immaginato di vederlo vicino al campo di basket e poi a casa mia. Ho immaginato che fosse andata così in cucina perché potevo sentirla urlare, ma non è vero, non lo è. L'ho immaginato. Aggiunge di averlo incastrato, ma che non voleva. E che si sente orribile. Ero solo spaventata e confusa, ma ora non lo sono. Sono qui, sana e salva, ma non voglio stare qui, perché non lo merito. In 5 giorni Amanda è stata sentita per un totale di 53 ore e 45 minuti. La ragazza americana dichiarerà che l'hanno chiamata stupida bugiarda, che se non avesse confessato avrebbe trascorso 30 anni in carcere. «Mi sto sentendo male», dirà il 4 novembre, intercettata mentre attende di essere sentita. Loro che mi urlavano contro. Ho dormito solo 2 ore la notte scorsa. Sono molto stressata. Il 13 giugno 2009, in tribunale, davanti ai PM, descrive quell'interrogatorio così. Forse tu devi provare di ricordare qualcos'altro. Prova di ricordare questi altri memori che evidentemente hai perso in qualche modo, che tu devi provare a ricordare. Quindi io stavo là proprio pensando, ma che cosa ho dimenticato? Ho dimenticato qualcosa. Ok, sto pensando, che ho dimenticato? Loro, dai, ricordi, boom, sulla testa, ricordati, io. Amanda in aula mima 2 colpi sulla nuca che poi definirà come 2 scappellotti. Nel giugno del 2019, la ragazza di Seattle tornerà in Italia per raccontare la propria versione al Festival della Giustizia Penale di Mantova. Per 5 giorni sono stata sottoposta ad oltre 50 ore di interrogatorio. Durante la notte e senza un avvocato, in una lingua straniera che allora parlavo come una bambina. I poliziotti hanno insistito che stavo mentendo quando dicevo ancora e ancora che non sapevo chi avesse ucciso Meredith. Giuliano Mignini non era presente al momento in cui è stata sentita Amanda. Aveva sentito le amiche di Meredith ed era tornato a casa. E ammette che le condizioni per la ragazza americana non fossero le migliori. In quei giorni, di fronte a un caso così eclatante, la squadra mobile si mobilitò completamente e quel verbale di assunzione a informazioni di Amanda, anche il verbale di fermo di Amanda, lo firmarono non so quanta gente, una 30ina di poliziotti, per cui
Sa, in una stanza chiusa, una trentina di persone che ti fanno domande incalzanti, uno, poi l'altro, quell'altro, questa sicuramente si è trovata in grossa difficoltà. Ma per Mignini, Amanda non fu colpita. Ma non è emerso, lei lo dice, probabilmente qualcuno che passava dietro che l'ha urtata inavvertitamente. Io non c'ero, però qualcuno in America ha fatto finta che io ci fossi. Ritorneremo sulla presenza della stampa e dell'opinione pubblica americana nel caso Meredith. Nel 2013 Amanda farà comunque ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani chiedendo più di 2 milioni e 700 mila euro di risarcimento allo Stato italiano. Lamenterà trattamenti degradanti e disumani, lamenterà di essere stata sentita senza la presenza di un avvocato e infine lamenterà che l'interprete non ha avuto un atteggiamento indipendente. Anna Donnino, infatti, davanti alla difficoltà di ricordare di Amanda, le racconta che in un incidente si era rotta una gamba e per il trauma subito non si ricordava più com'era successo. Secondo i legali di Amanda, in questo modo le avrebbe suggerito che, poiché era traumatizzata, non riusciva correttamente a ricordare i fatti e quindi doveva cercare di ricordare qualcos'altro. Le accuse a Patrick sarebbero insomma nate in un clima di forte pressione psicologica. Ma quelle nei confronti di Lumumba, si scoprirà presto, sono contestazioni fragili, racconta Elsa Vinci. Gli avvocati ci dissero subito che lui non c'entrava niente, che quella sera era stato nel suo locale, Le Chic, che poteva dimostrare questo fatto. Nell'ora presunta del delitto, tra le 21 e le 23.30, Patrick sostiene di non essersi mosso dalle Chic e di avere le prove. Ha detto che poteva esibire gli scontrini che poi gli avvocati hanno portato battuti dalla cassa. Lui era il gestore, quindi stava alla cassa, ha fatto nomi di ragazzi che quella sera erano lì. Vengono in tanti a testimoniare in suo favore. Davanti al giudice Patrick cita poi in particolare una persona. C'era un professore svizzero, lui è seduto davanti al bar che abbiamo parlato anche a lungo con lui. Il professore svizzero viene rintracciato e conferma l'alibi di Patrick. Quella sera avevano parlato, tra l'altro, della crisi economica dell'Italia e della crisi politica del Congo. E non solo. Quel «ci vediamo dopo» per gli investigatori si riferiva a un possibile appuntamento per compiere il delitto. Ma dal momento che Patrick non conosceva l'inglese, Amanda aveva semplicemente tradotto in italiano, nella sua testa, la formula «see you later», che in inglese indica un generico «ci vediamo». Per Lumumba la scarcerazione arriverà dopo 14 giorni. Patrick, allora come stai? Sto bene. Con calma. Sì, ringrazio molto Dio, sì, che mi ha aiutato a tornare a casa. La polizia sta dando la caccia a un'altra persona, il quarto uomo del delitto di Perugia, che però non si trova più in Italia. Meredith, il delitto di Perugia, è un podcast di Antonio Iovane. Supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel. In produzione Paolo Prosperini. Fonico Giacomo Aloisi. Musiche, montaggio e sound design Indie Hub Studio.